Grazie a voi tutti, anche io non per forma, non per cortesia, ringrazio di questo invito, sono particolarmente contenta di essere qui a parlare di quelli che sono i miei temi. Adesso lavoro in Cassazione, ma per lunghi anni ho fatto il giudice del lavoro e ho riflettuto, ho avuto modo di osservare proprio l'evolvere, la parabola, è stato detto, la parabola non in senso evangelico ma in senso geometrico di quello che è stato il percorso del diritto del lavoro di questi ultimi decenni fino alle ultime, a mio parere, devastanti puntate. Naturalmente dopo il quadro storico e costituzionale così ampio e così profondo, ricco di spunti che ci è stato offerto dalle precedenti relazioni, quello che vi offrirò io è quasi una cronaca, ecco, è quasi anzi una cronaca anche esperienziale rispetto a quello che è stato, che abbiamo visto piano piano verificarsi e comportare sui nostri tavoli, come posso dire, la perdita, la caduta delle regole, l'abbandono delle tutele, delle garanzie e soprattutto anche l'emarginazione, lo svilimento del ruolo di garanzia che al giudice del lavoro era stato assegnato, proprio come necessario completamento di un percorso legislativo che si poneva il compito di attuare la Costituzione, secondo quanto c'è stato fin qui detto. E allora da questo io parlo, la stagione post-costituzionale vede il mondo del lavoro ancora appunto memore reduce dall'ordinamento corporativo, ma necessariamente alla ricerca di una costruzione giuridica, di un corpo di norme che sappia dare, come posso dire, la struttura rispetto a quelli che erano i principi costituzionali appena dettati. E lì davvero si combatte anche nelle aule di giustizia la necessità di affermare la Costituzione a prescindere dal programma costituzionale. Ricordo come negli anni 50, 60 i giudici del lavoro assunsero il compito di dare immediata precettività all'articolo 36 della Costituzione, laddove appunto si prevede una retribuzione comunque proporzionata, adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro, in ogni caso tale da garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, e assunsero questo compito andando ad interpretare, laddove appunto raggiunti dalle richieste dei lavoratori, andando a collegare il parametro della retribuzione equa con quello dettato con la retribuzione fissata in base ai contratti collettivi, così praticamente portando la contrattazione collettiva dentro la Costituzione e dentro i diritti, direttamente dentro i diritti di quelli che erano i lavoratori, dei lavoratori che a loro si rivolgevano. Guardate, pronunce non banali, non ovvie, non scontate, che infatti sollevarono già da subito grandi polemiche, ma in qualche modo che contribuirono ad attuare, indipendentemente dall'iniziativa legislativa, il dettato costituzionale e a portarlo dentro i rapporti e dentro la realtà viva del mondo del lavoro, che all'epoca era regolata, disciplinata e garantita soprattutto da norme di protezione che ancora potevano avere anche in qualche modo una origine che derivava dall'ordinamento fascista, quindi la tutela per quello che era il lavoro femminile dei giovani, poi via via le tutele garantite, le garanzie offerte alle lavoratrici maternità, la tutela in caso di matrimonio appunto delle lavoratrici. E, percorsi che però si richiudevano ancora in un'ottica tipicamente protettiva e che non riuscivano da soli ad avere quella spinta promozionale di affermazione di quelli che dovevano essere i diritti individuali, ma soprattutto i diritti collettivi, la presenza collettiva del mondo del lavoro all'interno anche dei luoghi di lavoro stessi. E ha ragione perfettamente il professor Baldissara, questa operazione, questo stacco, questo raggiungimento dell'obiettivo di norme che effettivamente riescano a garantire e a promuovere non avviene se non a seguito di un forte, deciso conflitto sociale, e quel conflitto sociale di quegli anni 60, della fine degli anni 60 appunto, che porta prima alle
norme che più, come posso dire, più strettamente tutelano il lavoratore dal licenziamento individuale, ponendo delle regole che comunque vincolano il potere unilaterale del datore di lavoro, ma che poi sfociano soprattutto in quella normativa di più ampio respiro, di visione più ampia, addirittura fu detto con lo statuto dei lavoratori, la Costituzione entra nelle fabbriche, che appunto fu rappresentato dalla legge 300 del 70. E questa è davvero, come posso dire, l'architettura portante di una concezione che dalla Costituzione si trasferisce nella normazione direttamente applicabile, direttamente invocabile dai singoli anche attraverso l'iniziativa giudiziaria. E si tratta, come posso dire, di un piano di interventi complessivi che riguarda non soltanto la difesa e il riconoscimento di diritti e di garanzie al singolo come lavoratore e che quindi, come posso dire, lo mettono al sicuro, lo proteggono, gli consentono appunto di far valere dentro il luogo di lavoro la propria dignità come persona e come lavoratore, di rivendicare ugualmente i propri diritti, ma si tratta soprattutto anche di prevedere di introdurre delle norme che consentono al soggetto collettivo, al sindacato, sia di fare attività di proselitismo e sia soprattutto di porsi come soggetto capace di dialogare, no, di fronte al potere datoriale per rivendicare condizioni diverse e migliori a quelli che sono i propri rappresentati. E appunto di fronte a questa architrave così complessa e complessiva, se posso dire, realizza davvero l'essere nuovo del diritto del lavoro, la nuova stagione che naturalmente si completa 3 anni dopo con l'introduzione e l'inserimento di un giudice ad hoc, il pretore del lavoro, dotato di un processo studiato e ideato proprio per dar vita, per dare concretezza a questi diritti. Dove si sostanzia questa novità? In che cosa si realizza? Bene, ci sono alcune piccole misure che davvero portano dentro le aule di giustizia, consentono di portare dentro le aule di giustizia il conflitto sociale e di investire il giudice, una figura terza, ma che comunque è pienamente consapevole della disparità delle forze in campo, delle forze economiche innanzitutto, e che quindi ha strumenti proprio ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione per riequilibrare queste disparità di partenza e per consentire che il conflitto che viene portato alla sua attenzione si svolga ad armi pari. E allora voi pensate che un processo nel quale innanzitutto è consentita la gratuità dell'accesso alla giustizia, un processo nel quale al giudice il rito soprattutto si caratterizza attraverso l'oralità, la concentrazione, la velocità, la rapidità, al giudice vengono dati forti poteri d'ufficio in modo tale da poter scavalcare quelli che possono essere le mancanze, le carenze delle difese delle parti, per andare veramente ad accertare e a conoscere quella che è la realtà vera, concreta, la sostanza del conflitto che viene portata alla sua attenzione. Guardate, in questo discorso in cui noi stiamo affrontando appunto in questo dialettica continua tra lavoro, democrazia e rappresentanza, il ruolo del giudice del lavoro in quegli anni viene concepito appunto come un perno, come una svolta, un punto di svolta, un perno decisivo che non soltanto cambia il mondo del lavoro, il conflitto, ma cambia anche il mondo della giustizia. E allora permettetemi, vi faccio una breve citazione, vi rileggo le parole di un grande magistrato che fu anche segretario di magistratura, che comunque un esponente di magistratura democratica anche poi al Consiglio Superiore, Giuseppe Bourret, il quale disse in occasione appunto dell'approvazione della riforma del 73 in relazione all'introduzione della figura del pretore del lavoro: un giudice unico che accetta l'impatto con la realtà, che è davvero protagonista del processo, un giudice per il quale il fatto prevale sul diritto. Guardate, per un giudice non è affatto scontato un'affermazione di questo genere, un giudice che spero avrà addirittura un linguaggio nuovo, un giudice il cui dogma sarà la prevalenza del concreto sull'astratto
È un tipo di giudizio nel quale non si va alla ricerca della massima astratta, dell'autorità verticistica che impone un certo tipo di certezza, ma si ha semmai, come per lo statuto dei lavoratori, la ricerca del precedente allo stesso livello operativo, cioè il pretore che vede che cosa ha fatto l'altro pretore. Insomma, un giudice che non accetta certezze imposte, ma che ricerca valori culturali e storici che vanno conquistati di giorno in giorno. Se la riforma passa, si innescherà un processo di democratizzazione, una modificazione della concezione del ruolo del giudice, quello che vi dicevo appunto. Se non passa, resteremo dispensatori di giustizia astratta, calendari parlanti, dispensatori di giudizio. Che a me pare, ve l'ho letta tutta perché mi pare particolarmente significativa, tuttora attuale rispetto a quella che può essere l'alternativa che si pone al giudice per come interpretare il proprio ruolo, un arbitro asettico, un arbitro lontano, un dispensatore di rinvii, oppure un giudice che vuole veramente conoscere la realtà del conflitto, le ragioni, i torti delle parti che gli si presentano davanti e che indaga, esplora, va oltre quelle che sono le deduzioni iniziali. E guardate che per fare questo la legge in allora ha previsto degli strumenti particolari, al giudice è consentito di assumere d'ufficio delle iniziative istruttorie che gli consentono di andare nelle fabbriche, di sentire direttamente i protagonisti e i testimoni, gli consente di sentire, di ascoltare coloro che hanno stretto, che hanno concluso gli accordi al fine di esplorare, indagare questa volontà, di conoscere veramente la sostanza. È in pratica, come posso dire, una figura che pur nella doverosa imparzialità, non si parla di questo, però viene messo al corrente del fatto che davanti a sé non ha due parti che confliggono a parità di armi, ma che si trova in una posizione di strutturale diversità di forza e di capacità economica. E quindi a fronte di questa disparità quello che gli è richiesto è di intervenire per avvicinare il più possibile questa disparità e per far sì che appunto, come dicevo prima, questo diritto diseguale, necessariamente diseguale, consenta alla fine di trovarsi e di svolgersi ad armi pari, un conflitto da svolgere, un contrasto da svolgersi ad armi pari. E quindi voi capite che nel rovesciamento della visuale tradizionale dell'arbitro asettico, impersonale, che non fa altro quasi che dare le pagelle agli avvocati delle parti e non invece a verificare chi tra i due ha la sostanziale ragione dalla parte sua, ebbene l'inserimento di una figura di un tale portato rivoluzionario, di un tale rovesciamento della visione tradizionale, ha suscitato per lunghi anni, voi vi ricorderete, polemiche, contrasti, devo dire molte strumentalizzazioni rispetto a quelle che appunto erano i pretori d'assalto, i pretori rossi, dimenticando che invece quello che veniva, gli strumenti che venivano assegnati al giudice erano nient'altro che il precipitato di quel disegno costituzionale che appunto partiva dalla constatazione della disparità a monte che si realizzava tra le parti, dalla necessità di riavvicinare le posizioni, di dare appunto un'eguaglianza sostanziale a fronte di quella che invece era la condizione di partenza. Bene, di questa stagione iniziale io fui appunto testimone e anche protagonista in quegli anni, nei primi anni della mia carriera, per poi vedere, per poi assistere a quelle che viceversa erano i tentativi di ritorno, anzi le spinte per decise, le polemiche, le strumentalizzazioni, ai fini di ritornare ad una situazione che doveva essere quella precedente, in quel modo che appunto ci ha descritto il professor Valdissara, per cui le conquiste in questo paese non sono definitive mai, e anzi si combatte sempre una lotta di classe, perché così è stata definita, anche all'incontrario rispetto a quella che viene dipinta, attraverso la quale si cerca fatalmente sempre il moto del pendolo di riportarlo al punto di partenza. E allora è iniziata così innanzitutto la stagione della flessibilità del lavoro a partire da riforme che dal centro-sinistra erano state introdotte nel 97 con l'introduzione del lavoro interinale. Lì vi fu la grande rottura dello schema tradizionale bilaterale del rapporto di lavoro che si svolgeva tra il datore di lavoro e il suo lavoratore. Con l'introduzione di questa triangolazione incomincia a saltare quello che appunto lo schema classico
del conflitto e quindi addirittura, come posso dire, una dematerializzazione di quella che è la titolarità del rapporto, una difficoltà di individuare veramente la controparte e soprattutto il soggetto a cui rivolgersi al fine di ottenere l'adempimento di precisi doveri, di precisi obblighi che derivavano dalla sua condizione di datore di lavoro. E di lì in avanti, appunto, secondo la retorica per cui doveva darsi luogo a questa stagione felice della flessibilità, in realtà non si fece altro che estendere, ampliare, divulgare quasi la possibilità di accedere a contratti di lavoro quanto più precari, quanto più flessibili, quanto più poco garantiti, e soprattutto far sì che attraverso questa evoluzione anche legislativa si compisse esattamente quello che si voleva combattere, quello che si voleva contrastare. Il lavoro via via diventava come una merce, perché se ne comprava, se ne otteneva in tanto in quanto se ne aveva bisogno, e laddove invece il lavoro doveva essere, come si diceva prima, la prerogativa fondamentale per garantire la cittadinanza, la dignità dell'individuo, la partecipazione e l'inclusione, diventava viceversa il mezzo di sostentamento rispetto al quale si doveva accettare, si dovevano naturalmente accettare le condizioni che venivano poste, e rispetto al quale vi era anche una condizione evidente di ricattabilità del lavoratore stesso, perché non tutelato dalle necessarie garanzie di stabilità e di continuità nel posto. E questo è stato davvero, come posso dire, un altro momento, il momento di grande allontanamento dallo schema costituzionale. E seppure si lasciava fermo formalmente il ruolo del contratto di lavoro a tempo indeterminato, la tutela rappresentata dall'articolo 18, si costituiva intorno tutta un'ampia falda, secondo me, di rottura, di frantumazione, ecco, del terreno del mondo del lavoro, attraverso la libera accessibilità a questi contratti precari, che consentivano comunque di aggirare, di circondare, come posso dire, di far sentire sempre più isolato e sempre più lontano dalle necessarie esigenze del mondo del mercato del lavoro quello che era lo schema garantito, lo schema tutelato, quello che appunto aveva in mente il legislatore introducendo lo statuto dei lavoratori e corredando delle necessarie garanzie. Io dico che è successo come un fenomeno che potremmo definire come quello del fracking, cioè di quella tecnica particolarmente pesante di ricerca nel sottosuolo di idrocarburi, che pur di ottenerli frantumano continuamente la base geologica di una determinata zona fino a tirarla completamente giù. Secondo me questo è avvenuto in quegli anni, un sistema di accerchiamento rispetto al quale alla fine i garantiti, coloro che avevano, appunto, erano assistiti dalle garanzie, dalle tutele dello schema del lavoro a tempo indeterminato, sono stati visti come dei privilegiati, come dei portatori di privilegi che ormai non potevano più giustificarsi in ragione di quelle che erano le esigenze, le necessità del mercato che richiedevano una maggiore flessibilità, una maggiore, come posso dire, una maggiore capacità di conformarsi alle esigenze dell'economia che venivano prima di tutto, e che dunque imponevano, in nome di una modernità che in quegli anni appunto si credeva si dovesse esplicare in questo modo, un abbandono di quello che era il corredo dei diritti e delle garanzie che al lavoro appartenevano. E quindi si è arrivato più vicino a noi in questa sciagurata stagione, io così continuo a ritenerla, in cui alla fine l'obiettivo è stato colto, e quindi anche quello che era lo schema base tipico del paradigma, ecco così, del diritto del lavoro, è stato fondamentalmente aggredito a tappe, e sempre, devo dire, con quello che era il concorso, alla fine la volontà decisiva
dei partiti e delle coalizioni di centro-sinistra, e questo è davvero ancora adesso a me genera straniamento e una totale incapacità di collocarmi in questa attualità, laddove sento che poi le forze che invece hanno trionfato alle recenti elezioni rivendicano invece in programma, mettono in programma addirittura il recupero di quell'articolo 18 che è stato così facilmente abbandonato. Allora davvero io non so più dove collocarmi, spero nelle parole della professoressa Orbinati per avere chiavi di lettura possibili per questo presente che è davvero... che davvero mi vede, vi dico, estranea, dove davvero non so più dove collocare programmi, progetti, aspettative. Quello che posso dirvi io rispetto appunto alla situazione attuale è che questi passaggi legislativi sono stati sempre compiuti attraverso una volontà aperta, dichiarata, orgogliosa di voler mettere fuori il giudice da ogni possibilità di sindacato su quelli che erano gli atti del datore di lavoro, le decisioni prese nei confronti dei suoi dipendenti, perché abbiamo sentito dire espressamente che cosa ne sapeva un giudice se c'era una giusta causa di licenziamento, e che più ancora più apertamente che non era certo il giudice che doveva mettere becco nelle decisioni del datore di lavoro di mandare fuori questo o quello al proprio interno. E io ho sempre cercato di ragionare, di far ragionare le persone davanti a me che appunto vivevano come ormai ovvia, naturale, questa, come posso dire, questo spostamento del baricentro, no? Questo forte virata tutta da una parte rispetto all'esercizio di un atto di autonomia privata che quindi doveva essere pienamente riconosciuto e riconoscibile. Ho sempre cercato di far ragionare il significato vero, la portata vera di queste modifiche legislative. Il licenziamento è sempre stato consentito al datore di lavoro. Di licenziamenti ce ne sono stati tanti, ahimè, in questi decenni in cui appunto di lavoro se ne è perso tanto per le ragioni che ben sappiamo. Allora, quindi il voler nessuna di queste norme che si sono susseguite hanno cambiato quelli che sono i presupposti del licenziamento, il giustificato motivo oggettivo e la giusta causa sono sempre rimaste le stesse. Quindi è legittimo o è illegittimo, a seconda di come volete vederla, licenziare oggi esattamente come lo era negli anni 70. Semplicemente quello su cui si è voluto intervenire a più riprese è sull'alleggerimento, sino quasi alla vanificazione, delle sanzioni che all'illegittimità del licenziamento vengono riportate. Non so se sono stata chiara. È come dire, ti do mano libera, tu viola la legge, io alleggerisco le tue sanzioni, per te le conseguenze saranno meno gravi. Potevi farlo prima, avendo una giusta causa, un giustificato motivo, potevi licenziare. Se l'avessi fatto senza uno di questi due, di queste due ragioni fondanti, avresti portato delle conseguenze pesanti dal punto di vista economico, sino alla reintegra, alla ricostituzione piena del rapporto. Quello che è consentito adesso, oggi, è violare sì la legge, ma a fronte poi di una sanzione economica risibile, del tutto priva di ogni dissuasività, se è vero che si misura sull'anzianità del lavoratore, che viene calcolata nell'ambito di due mensilità all'anno di anzianità stessa. Il tutto poi tra l'altro facilmente, agevolmente conciliabile attraverso l'erogazione di una somma a titolo conciliativo che è ancora della metà, e quindi un mese per anzianità di lavoro. E allora quando voi leggete sul giornale delle vicende come quelle, non so se vi è capitato di averne avuto notizia, di Torino, in cui una lavoratrice è stata licenziata per essersi appropriata di un giocattolo abbandonato, lasciato lì nella discarica per farne dono al proprio bambino, il giudice, non fatemi parlare del caso concreto, ma la legge ora prevede che in caso in cui il giudice accerta l'illegittimità del licenziamento, e qui sta il sadismo del legislatore, comunque dichiara l'efficacia di quel licenziamento.
e riconosce in relazione a questo un indennizzo economico che, come vi dicevo prima, è di entità veramente scarsa, io ritengo scarsamente dissuasiva rispetto a quello che può essere appunto la pratica di violare la legge in questo senso. E allora voi capite che qui ci troviamo di fronte, come posso dire, ad una rovesciamento di visuale. La ricattabilità del lavoratore all'interno degli ambienti di lavoro è ormai estesa non soltanto a quei dipendenti che appunto non possono far altro, non vantano altro che di forme precarie di contratti, ma anche a quelli che invece almeno formalmente un lavoro a tempo indeterminato ce l'hanno. Il totale alleggerimento, ecco, ribadito di quelle che sono le sanzioni che comportano un atto illegittimo, determina sostanzialmente un riportare, anzi un ampliare ancora quella disparità iniziale di forza, di capacità anche di resistenza che stava nelle cose, che era strutturale rispetto al rapporto che si gioca appunto, il rapporto di lavoro che si intrattiene. E quello che più colpisce in questa appunto ondata riformista che ha portato fino qui è stato quello di accomunare in questa liberalizzazione, se così possiamo dire, al licenziamento per motivi economici, che si giustifica, può essere, viene giustificato in tempi di crisi, anche quello che è il licenziamento disciplinare, quello che viene opposto a fronte appunto di comportamenti che si ritengono tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Insomma, una capacità di sanzionare, di espellere soprattutto dall'ambiente di lavoro per atteggiamenti che non vengono graditi, che non vengono accettati, indipendentemente dalla loro effettiva valenza in qualche modo di capacità di integrare una giusta causa, una rottura, come vi dicevo, di quello che è il rapporto fiduciario. Questo è davvero, come posso dire, un disegno che va oltre. È un disegno che va oltre perché non si limita a voler appunto dare all'imprenditore quella capacità, come posso dire, quella autonomia in grado di gestire più celermente, con maggiore velocità, con maggior flessibilità le proprie esigenze a fronte di un mercato che chiede velocità, tempestività, capacità di adeguarsi. Questo vuol dire proprio appunto in qualche modo comprimere fino quasi ad annullarla la dignità del lavoratore che in quel rapporto sta, perché se dall'oggi al domani a fronte di una contestazione anche pretestuosa, anche palesemente priva di una valenza effettiva, di una concretamente lesiva del rapporto, concretamente come posso dire, violazione dei propri obblighi, il lavoratore sa che può essere messo fuori dalla porta attraverso il pagamento di sanzioni economicamente decisamente molto di entità risibile, allora voi capite che la sua soggezione, il suo essere non più cittadino lì dentro, ma semplicemente suddito rispetto ad una potestà che riesce a far valere l'effetto del suo comando, e allora tutto questo diventa davvero sostanza, diventa davvero qualcosa di antitetico, ecco, rispetto al percorso che si voleva integrare, che la Costituzione voleva tracciare. E se a fianco di tutto questo voi considerate che appunto quello che ci dicono le statistiche, gli studi recenti, che il lavoro cresce, sì, in qualche modo, d'altra parte la ripresa economica è un fatto mondiale, l'Italia ne sta approfittando anche in termini non così, di cui non essere così entusiasti. Il lavoro ricresce, ma cresce soprattutto in forme precarie, in forme a termine, in forme appunto destinate a non dare stabilità e sicurezza. E soprattutto se considerate che quelli che sono stati i grossi incentivi riconosciuti alle aziende in forza del Jobs Act per l'appunto sono stati utilizzati, hanno costituito un grande trasferimento di ricchezza dallo Stato, dalle nostre tasche appunto alle imprese, consentendo sgravi contributivi, a fronte dei quali poi la stabilizzazione effettiva e quindi la creazione di
di lavoro stabile non si è verificata, e questo è sotto gli occhi di tutti. E allora questo davvero è, come posso dire, l'oggetto di una constatazione che parte prima di tutto dal buon senso, e rispetto al quale però io non vedo, non leggo nessuna autocritica rispetto a quelli che ne furono gli artefici e i promotori. Ci troviamo dunque di fronte ad un mondo del lavoro sempre più impoverito, impaurito, frantumato, ci troviamo di fronte soprattutto ad una condizione giovanile che in qualche modo non conosce nemmeno i diritti, non le appartiene più questa categoria del diritto, perché davvero è cresciuta nell'idea che quelli che noi come diritti vedevamo fossero invece dei privilegi accordati ormai ad una fascia sempre più ristretta di lavoratori che appunto vengono messi a parte, vengono isolati, quasi una categoria protetta, no? una specie in via d'estinzione, questo dobbiamo proprio dirlo, destinata a sparire, e rispetto alla quale però si afferma una realtà nei termini in cui ho cercato di descrivervi, in una situazione in cui lo sbilancio, la disparità, la diseguaglianza è affermata, conclamata e sotto gli occhi sbandierata, ecco, come un fattore di modernizzazione e di capacità di sviluppo, ecco, di una capacità, di una situazione in cui il mercato riuscirà finalmente, libero da lacci e lacciuoli, a sprigionare le proprie energie per dare a tutti più opportunità, più ricchezza, più capacità di scelta. Da giudice del lavoro, appunto da osservatrice, da questo particolare angolo visuale, quello che vedo io è invece un mondo del lavoro sempre più povero, sempre più incapace di fare far valere i propri diritti. Ma voi pensate che in questa foga riformatrice sono andate di mezzo anche appunto quei meccanismi processuali di cui vi parlavo, che pure avevano consentito in sede processuale un tentativo, un avvicinamento, una possibilità realizzare quell'eguaglianza sostanziale che a partire dai fatti non c'era. Pensate all'accanimento del legislatore che in più occasioni ha sempre cercato di irrigidire quello che era il meccanismo che consentiva al giudice di compensare le spese del processo in caso anche di soccombenza, e quindi di far sì che non fosse il lavoratore che aveva perso all'esito la propria causa di pagare le spese legali al proprio datore di lavoro, che per definizione si può immaginare sia in grado di pagarsele da solo. Bene, gli interventi che si sono susseguiti legislativamente hanno sempre voluto più costringere il giudice a negare questa possibilità e quindi ad applicare rigorosamente, rigidamente la legge, la regola per cui chi perde paga, e paga anche le spese della controparte, indipendentemente da quelle che sono le condizioni economiche di partenza, indipendentemente da quella che è la difficoltà a far valere in un processo le proprie ragioni, laddove le prove sono spesso difficili da ottenere, i testimoni non sono così contenti di venire a rendere testimonianza, i documenti non li hai tu, e quindi agisce alle volte tentando di far valere, ma senza sapere poi quale potrà essere l'esito. Questo rischio processuale ricade oggi tutto sul lavoratore e viene fatto valere come una possibilità, come un tentativo di deflazione, di alleggerimento del carico dei tribunali. In realtà è davvero affermato come un principio di eguaglianza formale, per cui la legge vale tutti per tutti, la legge uguale per tutti, che in realtà affossa la parte più debole e quindi impedisce in ogni modo che all'eguaglianza sostanziale si possa, non dico arrivare, ma anche soltanto ambire, aspirare. Questo è il quadro attuale rispetto appunto ad una parabola che così compie la sua discesa, il suo ruolo di discesa, rispetto al quale io davvero vedo scarse possibilità di scendere ancora più in basso. Abbiamo toccato davvero dei livelli impensabili fino a pochi anni fa, eppure abbiamo assistito via via al progredire sulla stessa strada.
Io penso che appunto riflessioni come quelle che noi stiamo affrontando necessariamente devono investire proprio il significato stesso ormai della parola lavoro, ma anche quello ormai della parola, del termine democrazia. Siamo qui grazie alla parola alle riflessioni di chi ne sa ben più di me, appunto ad allargare lo sguardo verso ambiti più larghi, ma sappiamo tutti, e dobbiamo sempre tenerlo ben presente, che i due termini della questione non possono andare separati tra di loro. Vi ringrazio. Attraverso valli e monti, eroico avanza il